È stato in coma dopo un pugno sferratogli da un tredicenne ed ha rischiato di morire. Mi sono svegliato, dice, quando ho sentito la voce di mamma e papà. Giuseppe Pio, vittima ottobre del 2020 a Lanciano dell'aggressione di una baby gang, è il simbolo della lotta al bullismo, nominato portavoce del Moige, ospite nelle scuole dove racconta la sua storia. Posso dire che comunque di ragionare sempre con la propria testa, ragionare sempre per se stessi, mai pensare a cosa fa piacere a un amico, a un compagno, a cosa comunque può danneggiare l'altro, cioè come il detto, la libertà mia finisce quando intacco quella di un'altra persona, quindi siamo liberi, siamo persone comuni. Uscito dal coma, ha dovuto seguire un lungo percorso riabilitativo, poi finalmente il ritorno a casa. Mi sono abbracciato con i miei, ho mangiato tantissimo, anche perché non rivedevo i miei e non rivedevo il cibo, anche per tanto tempo, quindi è stata una cosa proprio in simbiosi. Lo incontriamo a Termoli, dove Giuseppe Pio, poco più che diciottenne, torna insieme ai genitori, ha voglia di parlare, di raccontare quello che gli è successo e di lanciare un messaggio di speranza. Mi ha insegnato che comunque bisogna pensare a se stessi, bisogna comunque rialzarsi da per terra da soli, bisogna comunque essere positivi, nel senso che non bisogna, perché ci si trova in ospedale o in clinica, buttarsi giù di morale. Bisogna comunque seguire i propri sogni, bisogna comunque seguire i propri principi. Non ha mai smesso di sognare, anche quando era ricoverato in ospedale e nel cassetto ci sono tanti sogni da realizzare. Non mi immagino chissà che, però almeno di stare un po' più tranquillo come nel vivere, nel parlare, soprattutto nel fare nuove amicizie. Mi piacerebbe comunque stare a contatto con le persone, con i ragazzi. Cerco sempre di puntare in alto perché cioè, ho grattato tanto il fondo e non mi piacerebbe più stare giù un'altra volta. Vuole ripartire insieme alla famiglia, magari da Termoli, dove Giuseppe è nato ed ha tanti amici, come conferma la mamma Paola, in cerca di casa e di un lavoro. Il nostro sogno è di ritornare a Termoli, perché Giuseppe è cresciuto a Termoli. E stiamo cercando infatti un'abitazione in affitto tutto l'anno e abbiamo anche un cagnolino, ci tengo a precisare, sperando che insomma che riusciamo a trovare questa abitazione. Nuova rinascita, sì, per tutti e tre, e sono convinta che Giuseppe Pio si riprenderà presto qui nella zona, insomma, dove è cresciuto. Perché è nato in Svizzera, però lui è cresciuto qua, c'ha tutti i suoi amici. Infatti ogni tanto quando torniamo non sa chi deve incontrare prima, proprio perché ha tanti amici qua.